Adesso do la parola a uno dei promotori, una delle colonne, diciamo, del movimento, anche dell'opinione, che ha contribuito non poco e contribuisce tutti i giorni alla formazione di una coscienza civile, critica nei confronti del potere, di ogni tipo di potere. Non credo che sia necessario spendere troppe parole per presentarvi Franco Otto, il direttore della Civetta, che tutti voi conoscete bene. Rappresentanti di istituzioni, anche del Comune di Augusta, rappresentanti del Consiglio Provinciale, rappresentanti di alcune associazioni importanti di Siracusa. Voi tutti sapete che noi abbiamo organizzato questo incontro con 25 associazioni del territorio di molti comuni, non soltanto di Siracusa. Grazie a tutti voi. Devo anche ringraziare, nonostante qualche contrasto, devo anche ringraziare il Comune di Siracusa per averci concesso la chiesa di Montevergine, che è, almeno lo vedete tutti quanti, un locale, una location adeguata per il tipo di incontro che stiamo realizzando. Quando abbiamo organizzato l'incontro con il professor Battelli, un incontro appunto su terremoto e ipotesi che ci sia il rigassificatore costruito, cosa accadrebbe, noi non pensavamo che il terremoto invece sarebbe stato molto più ravvicinato nel tempo, non quello che sommuove dalle viscere della terra, sommuove la superficie della terra, ma quello politico, quello in qualche modo, diciamo, che parte dalla mente per inseguire interessi di bottega, interessi della grande impresa, quello che ha determinato un attacco che voleva essere al Presidente della Regione, che poi è stato diventato un attacco all'intera Sicilia e che ha presentato la Sicilia come una Sicilia da bancarotta, una Sicilia da commissariare, immaginate un po', una Sicilia a statuto speciale, con legge costituzionale che va commissariato, un controsenso. E questa notizia fa il giro di tutta l'Europa. Mia figlia si trovava in Inghilterra, mi ha telefonato, papà, che succede? Tutti i giornali inglesi hanno la notizia. Potenza del rigassificatore tra i problemi che hanno determinato quella presa di posizione. Ecco, gli interessi sul rigassificatore sono molto forti, chi non l'avesse capito, adesso io immagino avrà molto chiaro. Sono qui e lascio la parola pochissimo al relatore, perché voglio rappresentare la decisione da sempre assunta, continuamente portata avanti dalla Civetta di Minerva, il giornale che ho l'onore di dirigere, e dico l'onore di dirigere perché è composto da giornalisti qualificati, esperti, motivati, competenti, che non prendono nemmeno una lira, e molti soldi, al contrario, versano per questa informazione puntuale, continua e un po' graffiante. Noi della Civetta siamo sempre stati insieme agli ambientalisti, insieme a coloro i quali sono, diciamo, gli artefici del loro destino, e voglio dire le popolazioni di Priolo, di Melilli, che si sono espressi al riguardo, ma vogliamo anche delle risposte, perché c'è una certa stampa il cui artefice, forse più importante, scrive che il rigassificatore può resistere a un terremoto del 12° grado della scala Richter, che ha scritto che tutti gli altri impianti della zona industriale sono stati progettati e costruiti per resistere al 12° grado della scala Richter. Vorremmo sapere dal professore Martelli se è vera questa cosa o no. Noi crediamo di no. Grazie per tutto.